Ma io innanzitutto, questa è una squadra, la Pro Vercelli, che è una squadra che ha fatto degli ottimi risultati contro grandi squadre. L'abbiamo preparata bene, sapendo, consapevole della nostra forza, consapevole anche di aver recuperato tantissimi giocatori. Vorrei ricordare che forse qualcuno è sordo muto, ma questa squadra ha giocato con parecchi infortunati da parecchi mesi. Noi abbiamo una partita ancora da recuperare, vorrei sempre ricordare questa ai sordi muti. La squadra, come hai detto tu, ha fatto un ottimo secondo tempo contro una squadra che ha speso la bellezza di non so di quanti milioni di euro ha speso, che doveva lottare per vincere il campionato. E si trova 2 punti, si trova più, 2 punti più di noi e noi con la partita da recuperare. Volevo ricordare questo perché i sordomuti purtroppo bisogna farglieli ricordare. Questa è una squadra che sta facendo, ha fatto fatica soltanto brutta figura a Salerno. È una squadra che secondo me, recuperando tutti gli effettivi, sono convinto che usciamo e possiamo prendere anche delle belle soddisfazioni. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. No, proprio ai giornalisti riferiti, no, mi scuso con, assolutamente non volevo intendere questo, ma per alcuni ci tengo a sottolineare. Mister, buongiorno. Buongiorno. Giustamente come hai detto tu, noi abbiamo giocato con 2 punti, ma possiamo giocare anche con 4-4-2. Credo che è l'atteggiamento che deve essere come quello del secondo tempo, bello, anche il primo a me è piaciuto perché non era facile dopo aver fatto non bene in quella partita. Vorrei anche ricordare anche questo. A me non mi è stato chiesto i playoff. A me mi è stato chiesto di dare una salvezza serena all'Avellino e questo l'Avellino sicuramente l'avrà. Non so voi come ragionate, io sono abituato a ragionare in faccia, a parlare chiaro, non dietro. Sono una persona corretta e sono convinto che questa squadra senza gli infortuni noi potevamo già essere a 40 punti. E non stavamo qui a parlare di questo, no, di quello che si nasconde, del giornalista che si nasconde o di quello che sia ragione in una maniera diversa da dal mio pensiero. Perché se vogliamo ricordare il passato, qui non è che mi è stato chiesto, se il presidente mi chiedeva di vincere il campionato c'erano altri giocatori. Ma è importantissimo, ripeto, io sono convinto quando parlo, e qui, quando parlo che questa è una squadra che poteva darci grande soddisfazione, dal momento più bello nostro sono venuti a mancare i giocatori, come ha detto lei, come Castaldo, come Moresina, come Lasic, come Bidaoui, come tantissimi giocatori. È ovvio, se tu togli una squadra 5-6 elementi, è chiaro che la qualità, non perché gli altri non sono bravi, perché la qualità fa la differenza. Castaldo è stato fermo 60 giorni, è rientrato, addirittura io avevo paura che si facesse male, perché lo volevo buttare dentro subito quando si è fatto male il Bidaoui. Però io credo che questa è una squadra che si è lasciata, diciamo, forse influenzare troppo da questi 2 derby e ci ha condizionato un po' tutto, ma sono convinto che abbiamo tutto per poter recuperare, perché stiamo recuperando anche dei giocatori importanti, ecco. Sono ancora in infermeria D'Angelo e Moretti, che non dovrebbero essere della sfida domani.
Sì, insomma, però direi D'Angelo sta recuperando bene, sta recuperando bene. Radu è in nazionale, non so se oggi gioca perché dovrebbe giocare oggi, ma ci dovrebbe raggiungere da noi. Il resto stiamo valutando tutti. Beh, ancora non sono scaduti i termini di guarigione e dobbiamo aspettare questo, no? Credo che sta bene, credo che possa recuperare. Dobbiamo vedere un attimino i tempi di recupero. Mancano ancora una settimana. No, Domani sarà per recuperare. assolutamente no. Ma al di là dei moduli, io credo che sia importante aver recuperato o stiamo recuperando quasi tutti i ragazzi nostri. Quello che, al di là delle due punte o una punta sola, l'importante è l'atteggiamento che deve essere cambiato, non l'atteggiamento quello con la Salernitana. Sì. Molto caro, sto caricato anche settimana su queste lezioni, magari a livello ambientale, perché se guardiamo la carta la vedo certamente superiore al 9%, termini di valore assoluti sulla carta. Ma guarda, io credo che andiamo a affrontare una partita importantissima sia per loro che per noi, perché anche per loro è importante. È una squadra che secondo me ha dei giocatori che ti possono mettere in difficoltà in modo particolare, come hai detto tu, anche il campo è un campo molto stretto, ma stretto è perché forse diciamo è vicino tutto, no? Allora sembra stretto, ma è un 62% 10, mi sembra un campo normale, non mi sembra un campo. È che il sintetico lì è un sintetico molto più veloce del nostro. Ecco perché in settimana noi siamo andati al country a fare degli allenamenti, che è un po' più stretto, è un po' più duro e ci ha consentito un po' di lavorare un attimino quello che volevamo fare. Sì. Anche il mio. No, sicuramente ci verrà a trovare, verrà con la squadra, ma ci sono dei termini medici che noi non possiamo, devono passare 5 mesi, ancora 5 mesi non sono passati. Anch'io l'ho visto benissimo, però non abbiamo ancora l'ok da dottori, purtroppo, non è per colpa sua o per colpa, è che i termini devono essere, diciamo. Non possiamo rischiare, perché se si fa male prima del termine, dopo ci rimettiamo noi, non credo che sia giusto. Senti, che valore, diciamo, di risultato, ma anche psicologico, può avere, gioco di parole, che tu, un ottimo risultato a Vercelli alla luce di un inevitabile trittico contro squadre di altissima classifica che potrebbero segnare il futuro della Vercelli? Il futuro di Avellino, sì, io credo che domani è una partita importantissima, ma io sono convinto che il futuro nostro è quello di aver recuperato i giocatori. Poi il resto sono molto sereno perché sono convinto che possiamo affrontare il Parma, il Perugia a pari nostro, perché io ritengo
che la mia squadra che sta al completo, a livello di gioco non c'è nessuno stato superiore. Noi possiamo mancare forse di inesperienza, possiamo mancare che qualche giocatore non ha l'esperienza di un giocatore del Parma, di quello, ma a livello di gioco credo che in casa poi noi abbiamo una marcia superiore a tutti, insomma. Mister, per quanto riguarda la difesa, come il Pescara ha lanciato Migliorini, poi lo ha dovuto sacrificare per ricorrere alle due punte nella ripresa. La difesa può essere ancora il suo momento o è lecito ipotizzare un ballottaggio con Krešić, li ha molto strigliati, alternati, messi alla prova e conclusi la coppa in settimana? Sono tutti bravi, come ho detto prima ad Annibale, ho detto che forse manchiamo un po' di esperienza e quello, i gol che noi subiamo, però sono giocatori che stanno lavorando e lavorano con massimo impegno, credo anche in Marchizza, è un giocatore bravissimo, è che ultimamente concediamo per mancanza proprio di esperienza qualcosa in più, ma sono giocatori che io ci faccio affidamento sia in Krešić, sia in Migliorini, sia in tutti, insomma. Ecco. Mister, invece per quanto riguarda Gavazzi, lei lo ha inventato sotto punto, dove ha fatto vedere delle ottime cose, potrebbe essere anche utilizzato in base al modulo che immagino non voglia svelare da mezz'ala in questa partita? No, io non voglio svelare, voi già scrivete di tutto. Io sono andato su un sito di La Provercelli e non ho trovato niente. Non ho trovato niente della Provercelli. Ci stava solo con testi di differenti. Sì, 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 però ha vinto 8 scudetti La Provercelli. Hai ragione. Come vede lei che l'ha utilizzato come sottomondo? Gavazzi può giocare mezzala, con Tessera ha giocato mezzala, mi sembra, e abbiamo fatto anche molto bene nel 4-3-1-2, ecco, vi sto dando dei numeri così giocate all'otto. Mister, invece una domanda extra campo, divieto di trasferta per i tifosi residenti in Campania, però sarete comunque seguiti da un centinaio di tifosi, questo davvero è il filo conduttore di una passione, soprattutto da parte di Lombardi, che immagino è fuori due, è nella normalità questo, no? Scontato che i tifosi devono essere ripagati. Noi cercheremo di fare il massimo. Bene così, grazie.